Eccomi qua, scusate tanto il ritardo, ma purtroppo c'erano problemi. Oddio, non funziona il gioco, un attimo. Ecco qua. Tac, ora deve funzionare il gioco. Ecco qua, perfetto. Scusate il ritardo, ma c'erano problemi col gioco. Non mi è crashato tutto e non riuscivo più a loggare nel gioco. Ah, ok, novità. Ci sono novità? Sì, ci sono novità. E adesso le vediamo subito. Intanto abbiamo questo treno qua che sta andando bene. Secondo me dovremmo mettere più segnali. Qua e qua. Pur essendo ad alta velocità, signori, ma la regionale. Ok, infatti si incrociano qua, i regionali entrano qui in questa tratta qui. E si uniscono alla linea principale. Qui è un po' di traffico, abbiamo. Sempre qua, c'è sempre traffico in questa zona qua perché devono entrare i treni. Ok. Totò, ci sei tu? Ciao, benvenuto in live. Questo no. E niente. Comunque qua ho novità. Guarda qua tutto cosa ho fatto di novità. Allora, vi ricordate che qua c'era la linea ferroviaria, no? Che era condivisa, diciamo, con quella che veniva dall'aeroporto. C'era il treno, quello con i vagoni, che partiva da qua giù. Che passava da qua giù, partiva. Lagga ogni volta questo gioco qua, mamma mia. Partiva da qua, no? Prima dell'aeroporto, passava all'aeroporto. Di qua, ecco, partiva da qua giù. Poi aeroporto. Girava qui sotto. E andava qui qua, no? E aveva i corsi preferenziali di qua, passaggio di qua. Ora ho fatto una cosa così. Arriva qui e scende sottoterra. Entra nel tunnel qui. Va sottoterra, passa sottoterra e sbuca fuori qui. Sbuca fuori qui, rientra, si reinserisce nella linea qua giù. E poi passa per di qua e poi va giù nella sua linea. All'incontrario invece arriva di qua, ha la corsia preferenziale, scende sotto di qua, passa qui sotto e entra nel tunnel. E col tunnel sbuca fuori da qua e sale qui sopra. Ora
perché l'ho fatto? Perché ho fatto una seconda linea metropolitana in superficie. Tac, vedete qua. Che parte da laggiù. Passa qua su. Con questi treni qua, verdi. Passa, sale. Si ferma qui. Si ferma qui. Gira a destra qui. Si ferma qui. Ecco qua, vedete il treno? Si ferma qui. Si ferma qui giù. E poi dopo scende e finisce qua la linea. Penso passino da qua, boh, non so dove passano le persone. Sì, da qua passano. Minchia, si devo fare tutta la stazione da qua giù. Fino a quassù. Mamma mia, che camminata. Aspetta un attimo. Va, che magari lì faccio qualcosa. Per restare. Sì, togli tutto lo zoom e vai. Magari, detto, facciamo così. Sta tratta qua, la accorciamo. Assen, perfetto. Che erano? Queste qua solo tram, boh. No. Così. Questa qua, ok. No. No. Un po' più stretta così. Facciamo così e la fermata la mettiamo qua. Perfetto. Invece noi facciamo poi qui una piccola configurazione. Tanto possiamo far ripartire ora tutto perché è stata ripristinata la linea. Esatto. Quindi configurare platform. Ma perché? Perché deve zoomarmi tutta la stazione, mamma mia. Un treno. Ma attenzione, li metti di questa cosa qua, eh? Il ponte qui, così. No, mi cambia le cose, no, vedi. Ma li faccio sottopassaggio qui. E qui. Così passano sotto. E poi li metto una piccola tettoia qua così.
qua anche. Anzi, non la togliamo qua, la togliamo. Lasciamo solo su. Qui c'è stato il passaggio, no? Poi mettiamo anche la piccola configurazione, ovvero passeggero geboide. Mettiamone una qua di entrata. Mettiamo semplicemente le scale. Gutter, Shidness. Mettiamo le scale solo. Basta. Di accesso. Esatto, così, tac. Così possono entrare pure da qui le persone. Vanno sotto, arrivano qua. Molto più comodo. Due, come due, no, via via. Configurare allora. Via questo, via, non voglio un altro terminal qua così. Non ha senso, esatto. Li metto allora a sto punto, dato che li metto questa cosa qua allora, dato che. Sei, togli sempre lo zoom, che quando si bello quando si bugga e invece di ruotarti qui ti togli lo zoom, ti fa lo zoom. A questo punto gli metto una roba del genere per l'elettricità, tipo così, così non, così termina la linea, così. Bene, così abbiamo due terminal, 1 e 2. Vabbè, fa una cosa bella però se facessi una cosa così. Però per adesso lasciamo così. E quindi vedete la linea ferroviaria è un po' più lento, qua perché è 50 km/h solo. Qua c'è sotto questo, sempre il più vecchio qua sotto. E chissà se prima o poi faranno una mod per fare le linee pure sottoterra, ecco, con le stazioni sottoterra. Perché sì, c'è, però è gra troppo grandi sono. Devono essere sostituite, sono troppo vecchie questi treni qua. Ecco qua.
Penso adesso sta formando pure la coda qua, mamma mia. Se si ferma, questo lo supera. Però questo qua gira a sinistra, destra, vuoi qua. Qui viene risparmiato un sacco di traffico, sto treno qua, andare qua sotto così. Boh, parte per questo. Poi c'è già coda dietro l'altro che deve entrare. Poi c'è subito quello sto qua che arriva sotto dietro. Come sono messi a fare qua? Ancora non li ho mai visti. Ah, così proprio. Madonna che città enorme che c'è qua. Già il prossimo, no? Il traffico che c'è qui, oh. Non è vero? Di quale treno? Benissimo. Sarà tutto bene, ottimo. Ok. Perfetto, andiamo. Mi resta qua perché ormai la città si è espansa pure qui giù. Sembra incredibile, ma un po' di case anche proprio, cioè.
E niente. Le case sono arrivate in zona industriale, ottimo direi. Guardate qua, ma... Invasione. Boom, contro l'autobus, e vai. Quanta gente c'è? 112 persone su 98. Qui invece abbiamo 15 persone su 98. Parte qua, ecco qua. Bene, bene. Allora, adesso andiamo a vedere un po' altre città, perché qua stiamo sempre su questa qua gigantesca e poi non controlliamo mai le altre. Qui abbiamo una piccola cittadina, vediamo un po' come va qua. Abbiamo dei piccoli autobus. Che vado in giro. Beh, funzionano, va bene, tre autobus abbiamo. E qua abbiamo quelli poi che vanno su giù con tutte le persone. Da qua partono, vanno. Quanta gente c'è? 6 persone. Vanno fino a giù. Qua giù c'è un passaggio livello qua. E poi girano qua a sinistra e vanno qua giù. E poi arrivano qua. Qua invece abbiamo questo. È il servizio è una vetta da qua fino a qua giù per chi vuole andare in barca, con la barca. Sì, questa piccolina qua. Boh, chissà se funzionano bene. Boh, io non vedo molta partecipazione a livello di persone che prendono la barca qua, però boh, vediamo. Perché poi tanto c'è il treno anche che parte da qua. Abbiamo un treno che fa qui. Parte da qui. Va giù di qua. Può girare a destra, arriva lì. Oppure uno che va da lì. Uno che va di qua.
Ma non è l'aereo. 720 km/h. Mamma mia. Ma questo qua che è sempre pieno. Questo qua, boh. Guarda che vecchio che è, tutto rovinato. Ciuf ciuf. Ah, si accende, deve riscendere tanto ora. Esatto. Sei pronto questa sera? Ottimo, ottimo. Ottimo, ottimo, vedo l'ora. Ma chi lo sa, dai, vedremo. Intercity. Regionale. Poi ho ancora fatto la zona dell'aeroporto, mamma mia. Quanta gente c'è sta qua che aspetta, oh. Adesso faccio la linea Intercity che parte da qui. Ok, scende di qua, si gira, scende di qua. Si collega qua sotto. Arriva tipo qui e va di qua. Va tipo passa qua e arriva qui giù. Quindi faccio partire la linea Intercity di qua, lo faccio entrare da qui, dalla linea ferroviaria qua sotto. No, è troppo impossibile, poi perché devo... Maronna, sta qua invece è la linea più gestionata di tutte, minchia! Tutti qui che aspettano, guarda qua! Madonna. Quella che porta tipo 210 persone alla volta su treno, non è possibile.
È già pieno qua giù, ma che cazzo? Ma che è qua, oh? Titoli regionali non dipendono, scusami, mamma mia. Cioè, qui abbiamo l'Intercity che aspetta. No, aspetta, l'Intercity 91, ma che cavolo, guarda te. Anche lì quando traina usa quello dietro, quando spinge usa quello davanti. Che faccio però l'intercity che parte da qua, va qui sotto sempre, usa la linea questa qua, poi dato che passa già da qua giù esce, dov'è? Oddio, la città è ancora scollegata dal mondo, oddio pure questa, ah no c'è qualcosa qua, vabbè da qua sotto faccio partire, no? Arriva qua giù, qui giù la faccio passare qua. Poi lo faccio uscire, andare su di qua. Collego qui. Qui. Poi lo faccio entrare nell'alta velocità all'incontrario perché è vuoto e lo faccio arrivare fino a qua. Quindi colleghiamo i binari da 200 km/h. Qua sotto. Dato che la linea questa qui utilizza solamente il binario di destra, faremo che in modo che questo binario qua, il terzo, sia quello che va in su. Però si stronzi di semafori, però devono andarsene a fare in culo però, i semafori moddati. Cioè. Poi qua un bello scambio. Tac. Lo scambio parte da qui. Là faccio la X, perfetto. Poi vado giù di qua. Semaforo del cavolo. Tanto lo toglierlo comunque perché è messo da parte sbagliata. Poi lo collego a questa stazione qua giù, deve arrivare, no? Fino qua giù, esatto. Poi scendo. Scendo di qua, costeggio questa strada qui e arrivo fino a qui, dove c'è la faccio la stazione ferroviaria. Qua giù la faccio. Quindi Geboide, Bahnhof. Vediamo come sta questa. Vediamo com'è. È a terra, vero? Sì, è a terra. Vediamo un po'. Beh, non è male. Quattro binari. Ma io la metto.
Perfetto. Ora la nostra linea che parte da qua sopra. Adesso devo ancora completarla del tutto, perché sono arrivato solamente qui a fare il terzo. Ma aspetta, sì, qui è fatto, qua il terzo, tre binari, esatto. Qui ce ne sono già tre. No, aiuto. Ma com'è possibile che c'è già tre binari? Ma che cazzo? Cosa mi sono perso? Ho un piccolo... che non capisco un attimo. Ah, ok, sono andato fino a qua, sono arrivato. Vabbè, tiriamo avanti. Dai, collisione, ti pareva? Collisione verso semaforo del merda. Quindi anche di questo rimosso, pure da questo, via pure te, e qua no, qui non serve perché poi entro in questi binari qui dentro. Ottimo, devo fare anche il collegamento da qua. Ok, la curva inizia circa qui. Vediamo un attimo se viene fuori qualcosa di bello. Togliamo questo e questo pezzo qua. Facciamo una linea come se questa qui fosse la principale. E questa qui fosse la secondaria. Tanto non c'è bisogno dell'alta velocità in questo tratto qua. Perfetto. Poi la parte da qua. E lo tiriamo avanti fino a... dove bisogna tirarlo avanti? Vabbè, facciamo... qua c'è molto easy. Ok, prima entriamo nel tunnel. Ok, perfetto, ora tiriamo avanti. Facciamo un po' di scatti, quindi, così, perché sennò poi magari si bugga e si separano. Ecco qua. Tac. Agganciati, ottimo. Perfetto. Poi una volta arrivati qua, doveva fare sì una curva un po' brusca qui. E scendere di sotto a 120 km/h, va bene, dai. Non passato dietro il mare qua. Autosave.
Perfetto. No. Perfetto, così abbiamo una curva proprio omogenea e manteniamo 200 km orari. Ora è un bel casino perché devo unirmi da qualche parte a questa linea qui, quindi da qua sì, mi devo separare. Qui c'è un regionale qua sopra che passa e non c'entra. Ciao Miriam, Twin Game, ciao, benvenuta in live, da quanto tempo che non ci sentiamo? Ciao carissima, tanto tempo che non ci sentiamo, come va? Guarda, non t'ho più vista, non t'ho più sentita, anche non giochi più, ho visto, non fai più live sul tuo canale. Mi hanno detto delle cose, ecco, adesso che non dirò qua il live, però mi hanno detto delle cose, ecco. Il motivo per cui forse non giochi più ora. Sì, magari poi te lo chiederò in privato, ma niente di che, cioè niente di brutto. Niente di brutto, niente di brutto, non ti preoccupare. Comunque, solo Santos, ci torni, la whitelist, sei ancora interessata a farla o no? Ho visto che la stavi facendo, poi non l'hai più fatta perché, non so, per questo motivo che poi ti dirò magari. Sei stata occupata in un'altra cosa, sei stata occupata per un altro motivo. Eh sì, oltre alla vacanza, sì. Immaginavo, vabbè, dai, magari adesso puoi rifarla, hanno appena fatto il wipe, ormai da neanche un mese che il server è aperto, ottimo periodo per fare la whitelist. Così entri che il server è startato da poco e hai possibilità di incominciare a giocare come tutti, nuovi. Totò. C'è sempre Totò nelle mie live. Miri. No, no, non sono più in polizia io. Questo web qua sono nei medici. Questo web qua sono nei medici. Ho deciso di fare il medico perché. Ho deciso di fare il medico, appunto. Non l'ho mai fatto, diciamo, impegnandomi molto. Quindi ho deciso di fare il medico questo web qua. Ecco che lo manderò qua sopra, ora questa qua. Mi sa che lo mando nel terminal 5. Esatto, qua su lo mando. So che c'è un server Red Dead, ce ne sono di più, ci sono più server di Red Dead o RP. No, quelli di Los Santos non so nulla, però so che ce ne sono alcuni in giro aperti, San Denis Life Italia, che sarebbe quello di Sonda Fra Gamer,
Poi c'è uno spaghetti RP, non so come si chiami, non so di chi sia, e poi ho capito che poi c'è anche Impero di Impero Red Redemption, c'è anche, mi sa che così che si chiama, boh, non lo so. Quelli di Los Santos non so proprio se l'hanno aperta, non ne ho idea, non ne ho. Non hanno fatto sapere nulla, nessun annuncio, nessuna novità. I treni Trenitalia, wow, magici treni Trenitalia. Così io ora c'ho spazio qua per... Boh, non lo so io. Io Red Dead non ce l'ho. Se mai avrò voglia di giocare a Red Dead proverò poi in giro, vedrò cosa troverò. Sì, ho visto, ci sono tanti bannati di Los Santos sul St. Denis Life Italia. Sì, ho ben visto chi. Oh mio Dio. E questa volta di squa fa ansia a tante persone, quanto so, perché è ben un po' difficile, bel po' difficile. Però vabbè, dai, cioè, se l'hai passata una volta, la passi anche la seconda, dai, non c'è problema. E niente, Toto fa l'offesa. No, ho sbagliato. Perfetto. Oh, là. Se vuoi magari dopo più tardi, magari sì, possiamo sentirci, magari se mi dici dove, magari possiamo vedere, ecco. Se magari poi in privato su Discord mi scrivi su che disco possiamo sentirci, magari volentieri, ecco. Volentieri una chiacchierata si può fare.
Autosalvataggio. Comunque, se devi andare, ci vediamo. Grazie per essere comunque passata in live e ti auguro una buona giornata. Qua. Poi passa sotto e si ferma qua. Poi qua. E questa è condivisa fino a. Sì, va bene, ci sentiamo, magari poi ti. Tu dovresti. Fai guarda, Miri, fai punto esclamativo Discord qui in chat. E se vuoi entrare nel mio canale Discord, nel mio server Discord. Ma penso tu ci sia già, però. Prova a fare punto esclamativo Discord e entrare nel mio Discord. Magari ci sentiamo lì più tardi. Fai così a questo punto. Punto esclamativo Discord. E premi il link e ti collega al mio canale Discord. Perfetto. Vabbè, ma puoi comunque farlo, puoi comunque collegarti se c'hai Discord sul cellulare. Fai punto esclamativo Discord e se sei da cellulare comunque premi il link e ti collega, cioè non funziona comunque, funziona. Ah, non ce l'hai, scaricalo poi magari, è più comodo, molto comodo con il cellulare. Ok, la linea c'è, un po' fatta così cos'ha, qui devo collegare la stazione. E tra poco devo andare anche io. Ok. Comunque più tardi, grazie per essere passato ancora e ci vediamo. Ciao, buona giornata. Pieno, ovviamente, 210 su 210. Mamma mia, mamma mia, quanta gente c'è su questo treno. Facciamo così, dato che non voglio trovare Farzoglio Verwalten, compriamo Farzoglio Kaufen, si può? Come mai non si può? Naggero Gazzis. Che traffico che c'è qua. Beh, allora li tiro fuori da questa. Da questo qua li tiro fuori. Allora, Intercity, Intercity. Allora, passeggero. Non facciamo nessuno di questi qua perché non c'ho voglia di fare dei bugger. Ne ho messe fin troppe in giro. Voglio fare qualcosa di un po' più. Il Caimano, quando è che no? Mi ricordo che no, i Caimani trainavano le Intercity spesso anche. Però non i Caimano da 150, quelli da 200. Sono tartarughe. Beh, poi ci sarebbero pure queste teoricamente, 160 però sono troppo bassi.
Minchia, sei più potente questa. Oh, guarda qua. 1 kg, 201 kg newton. Fanno schifissimo queste qua. 201. Ah, per questo c'hanno la presa passata. Vabbè, passeggero. Abbiamo. Queste sono troppo vecchie. Andare su piano piano. E trovare magari. Ora facciamo una, quella con livrea a notte, no? Perché c'è. Tantissime, Totoio, tu non hai idea di quante cavolo di cose c'ho io. Ecco qua, le libere notte, eccole qua. Quelle nuove, e queste qua sono quelle vecchie. Però facciamo queste qua, FS. Allora, vai, una. No, ho sbagliato. Tutto perché sto allora qua. Uno, due, tre, quattro. Mettere due di queste. E poi di nuovo 201 metri. Ma quanti pochi posti c'hanno queste? Ma sono rottissime, ma manco per sogno allora le prendo. Prendo queste, Intercity Light. Ci stanno pure qui, ci stanno, cioè, ma Cristo santo. Mi prendo questa qua allora. Trenitalia B, UICZ, UICZ1, Intercity Night. Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanti metri è lungo quel treno lì? Ok, adesso lo compriamo in calmo intanto. Perché devo capire quanto sono lunghi questi altri qua. A, B, C, D, E, F, G, I, C. Dingen, ok, questo qua. Quanto è lungo? 228 metri, ok. Questo qua 228 metri hanno detto, no? Guarda qua, vedeva, no, mi sono già dimenticato. Sì. Ok, così quindi. Perfetto. Ne ho comprate circa 4 adesso, esatto. 1, 2, 3, 4, 5, quindi sono in 5. E le mettiamo sulla linea.
queste qua. Perfetto. Dove c'è sempre traffico. Ancora dentro il deposito sta un pezzo di treno, no? Non era qua. Ecco, è uscito, questo è l'ultimo. Che lungo che è, mamma mia. Si è espansa pure qui la città, nonna. Traffico, vediamo quello lì davanti. No, diamo precedenza all'Intercity, grazie. Che vorrei vedere anche un po' com'è la linea, ecco. Bello lungo, nonna. C'è un po' di traffico.
Madonna, qua proprio stretta è la curva, nonna. Sta più giù che su, sto semaforo qua. Se il paraguà va, sta più giù che su. Tra tutto il traffico che c'è. Voglio scendere, va. Questo qua adesso parte. Bloccato. Allora, manco fa il tempo a salire, che deve subito riscendere. Dai, salirà subito e poi scenderà subito. Qua, già scende. Ok, questi qua non vanno per niente bene. E questo va messo un po' più avanti. Qua, tipo. Anche più avanti potrebbe stare, tipo qua. Ok, il tristi è partito con a bordo 91 persone. Ci sembra tantissima coda, mamma mia. Io speravo di diminuirla un po', però. Non so come fare. Ho provato a diminuirla un po' aumentando lo spazio qua. Cioè, 210 persone, più di così non. Cioè, non si può.
Però carica, carica, eh. Però non basta. Pure il murales, cioè questo qua è graffito. Qua c'è il nostro. L'altro Intercity. Poco scenderà questo passaggio livello qua. Ecco. Velocità veramente molto alta. Passava a 200 km/h, è passato. Ora deve fermarsi qua la stazione. Perfetto, parte. Per molto lunga io adesso devo andare via perché c'ho da mangiare un po', c'ho da far pranzo. Però, cioè, veramente. Oh, qui abbiamo. Maronna. Forced transfer, questa qui se non sbaglio. Esatto, mamma mia, c'è un sacco di gente già che aspetta l'Intercity lì giù per tornare, deve ancora salire fino su in cima. Mamma mia. Vabbè, comunque mi sono messo il segno. Cosa devo fare la prossima volta come prima cosa? Perfetto. E quindi io con questo bellissimo treno nuovo che adesso vedremo arrivare qua, vi saluto. Vi ringrazio tanto per essere state qui con me. Vi ricordo di lasciare un follow, di
iscrivi al canale. Mi raccomando, seguitemi anche su YouTube. Basta fare punto esclamativo Totò, se puoi farmi per favore i comandi, poi mi punto esclamativo comandi per vedere tutti i comandi. Punto esclamativo YT per iscrivermi al canale YouTube e punto esclamativo Discord per iscrivermi al canale Discord. Con questa immagine del nuovo Intercity io vi saluto, vi ringrazio tanto. Punto esclamativo comandi, esatto, Totò, bravo. Punto esclamativo YT e punto esclamativo Discord. Se puoi fare anche gli altri due, Totò, anche punto esclamativo YT e punto esclamativo Discord, così gli altri li vedono intanto. Io vi ringrazio tanto ancora quindi per essere stati con me. E la prossima live la faremo più tardi o domani. Piccolo spoiler, potrei fare una live su GTA questa sera, sempre se 5M ha risolto il problema del fatto che quando non ti carica più la mappa, cadi sottomappa. Perché prima succedeva a me che non mi caricasse la mappa, ma non cadevo sottomappa. Ora invece 5M ha fatto in modo che la gente carichi sottomappa e sta cosa è un po' brutta. Quindi speriamo che FM abbia risolto questo problema. Quindi se tutto va bene, io inizierò live stasera. Faccio la live. Se inizio a vedere che cado sottomappa in continuazione, troppi problemi per colpa della live che appesantisce il tutto, perché già ricordiamoci che FM utilizza moltissimo il processore, la live ancora di più. Quindi se vedo che ci sono problemi, blocco la live. Quindi, Totò, grazie mille per essere stato con me tutta la live. Ringrazio tutti coloro che sono stati con me. Ringrazio tanto tutti quelli che sono stati con me. E vi saluto tanto. E ci vediamo. Nella prossima live. Così no, eccolo.